lavoro anche Paolo Cochi per quanto riguarda il libro su Via Poma, Oltre la Cassazione, cronaca di un delitto senza giustizia, e unitamente all'avvocato Paolo Loria, che ricordo per la cronaca ha seguito il caso essendo il difensore di Raniero Busco. Io direi di iniziare prima con questo volume, Via Poma, Oltre la Cassazione. Abbiamo poc'anzi visto quello che succede nei contesti in cui si discute molto sui casi giudiziari, soprattutto quando i delitti sono ammantati da questa sorta di mistero, ed è un mistero proprio quello relativo a Via Poma, cronaca di un delitto senza giustizia, il sottotitolo di questo testo che vede come autore principale Paolo Cochi. E darei la parola proprio a Paolo Cochi, che credo abbia una presentazione su questo volume, per poi lasciare a lui e al professor Bruno o a Paolo Loria, se riuscirà a raggiungerci, qualche ulteriore riflessione su quella che è stata la motivazione, certo, che li ha portati a scrivere questo testo, e poi ovviamente ci saranno, come dopo delle presentazioni dei testi, anche domande da parte del pubblico e considerazioni da parte dell'autore. Prego Paolo. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto io sono Paolo Cochi. L'idea di raccontare questa vicenda, che è una vicenda che risale agli anni 90 e si trascina fino ai giorni nostri, è, diciamo, il cold case, uno dei cold case per eccellenza della storia criminale e giudiziaria italiana, nasce da un documentario che io feci in TV. Questo documentario raccontava in un'ora e venti un po' tutta la vicenda del delitto di Via Poma, di tutte le indagini, dei giudizi, delle persone che sono state coinvolte, fino al processo Busco e alla sua assoluzione. L'idea di fare un libro a sei mani è nata appunto con il professor Bruno, con il quale ho collaborato su vari altri casi. Per esempio il caso Pasolini, il delitto Pasolini, il caso Meredith e vari altri, e il mostro di Firenze. Quindi è nata l'esigenza di mettere nero su bianco tutta la vicenda di questo cold case noto a tutti come il delitto di Via Poma. Come si dice, un giornalista che però ricostruisce le cose, quindi non è che semplicemente va a chiedere che è successo, ma va a vedere se è vero quello che viene raccontato. E qui soprattutto ha fatto un ottimo lavoro, di cui adesso vi sta parlando, perché ha messo in rilievo, vi sta dicendo che ha ricostruito alcuni elementi che, se li avesse ricostruiti la polizia, probabilmente oggi non saremmo mai vuota. Ma purtroppo, diciamo che il motivo per cui sono stato trascinato a scrivere questo libro, parte di questo libro, è proprio per mettere in rilievo queste azioni, o meglio omissioni, della polizia, che nascono dal fatto che purtroppo in Italia la criminologia non esiste, se non appunto in questi master, che naturalmente sono ancora ben poca cosa, perché lo studio della criminologia significa lo studio di molte materie, è uno studio critico, scientifico, che purtroppo non si possono fare in due giorni, come succede spesso per i nostri criminologi televisivi. Allora attenzione, è stato da sentire, perché sono molto importanti le particolarità che lui ha detto.
È da premettere che questo libro è fatto esclusivamente sugli atti di indagine e sui documenti processuali. Quindi io ho raccontato dal punto di vista, c'è una prima parte che è quella corposa giornalistica che ho fatto, e racconta minuziosamente attraverso gli atti tutto ciò che è accaduto, noto e non noto, cioè quello che è venuto fuori dai processi, ma anche cose molto interessanti che a nostro avviso messe insieme danno un quadro ben più delineato di quello che a nostro avviso fino a oggi è stato dato. E quindi 20.000-25.000 atti che io ho recuperato con estrema pazienza e con molto tempo sono messo a studiarli e a metterli insieme. Li ho messi insieme e ho cercato un po' di restringere il focus di questo delitto che appunto tanta gente ci ha studiato sopra e ci ha costruito numerose tesi, cercando di restringere il focus. La prima cosa che mi è balzata agli occhi è la superficialità con la quale si è affrontato questo delitto, l'indagine di questo delitto, soprattutto nella fase iniziale. Cioè noi abbiamo un delitto fatto a Roma il 7 agosto di pomeriggio. Simonetta Cesaroni era una ragazza che abitava in periferia e andava a lavorare in un quartiere Prati, a Piazza Mazzini, dove ci sono appunto molti uffici, e c'era appunto questo AIAG che sarebbe un po' come quello che è l'Erasmus adesso. Quindi lei andava due pomeriggi a settimana a inserire la contabilità nel computer. Dunque, dicevo, quello che mi è balzato agli occhi è la superficialità con la quale si è affrontato. Cominciare dal primo sopralluogo, dove c'è una scena del crimine assolutamente non preservata, e con continue entrate e uscite di persone anche non proprio autorizzate. Sento la voce del professor Bruno che ci sta raggiungendo. Il rumore del telefonino si sentiva. E soprattutto anche il primo approccio medico legale. Qui abbiamo Carella Prada che è il primo medico legale ad intervenire, che poi sarà quello che farà l'autopsia, il quale non prende ad esempio nemmeno la temperatura corporea, che è uno dei punti fondamentali per stabilire l'orario della morte, ma la misura al termotatto. Quindi questo è già un grosso handicap. Partiamo con l'indagine con questo grosso handicap scientifico. E questo, poi c'è anche appunto l'intervento della polizia, che non è soddisfacente, perché non viene verificato nemmeno la presenza di tutti gli inquilini nel palazzo, cioè non si va a vedere chi era presente o chi non era presente. Quindi si dà una visione così superficiale della scena del crimine e poi si porta via il cadavere. Cadavere che viene scoperto dalla sorella e fidanzato e da un datore di lavoro della ragazza con il figlio. La ragazza tardava, quindi la madre si allarma, la sorella si allarma, la vanno a cercare e questo datore di lavoro, dopo numerose reticenze, viene in mente appunto di recarsi in via Poma. Arrivano lì verso le 11.30. E ad accoglierli c'è la portiera che mostra subito una, diciamo, possiamo dire una certa reticenza nel consegnare e nell'aprire la porta di questo appartamento, di questo ufficio, reticenza che viene confermata anche dagli agenti di polizia che erano intervenuti.
arriviamo al punto dei primi interrogatori. I primi interrogatori vengono fatti appunto nella notte ed emerge che una telefonata, secondo una collega, sarebbe stata fatta da... Ecco anche l'avvocato. Buonasera, scusate, sono piccoli toppi topografici. Come sta, professore? Al solito. Avvocato, io ero nella parte illustrativa. Sì. Quindi vi siete persi poco. Dunque, questa telefonata che una collega avrebbe ricevuto dalla Simonetta Cesaroni. Qual è l'errore, secondo me, iniziale che compiono gli inquirenti? È quello di non mettere a confronto i colleghi del lavoro della ragazza, cioè non mettere a confronto perché dicono sostanzialmente delle cose diverse. Non viene fatto un confronto, per esempio al processo 20 anni dopo verrà fuori che il datore di lavoro Volponi conosceva la sede di Via Poma, mentre inizialmente dice di no. E questo è un elemento molto significativo, almeno da quanto riferisce la portiera e anche altre persone. Se dall'inizio si fossero messi a confronto tutti i personaggi che ruotavano in quel palazzo e in particolar modo in quell'ufficio e non solo il portiere e la portiera come è stato fatto, probabilmente sarebbe venuto fuori un quadro molto più interessante, perché a nostro avviso è impossibile che questa ragazza che lavorava in questo ufficio già da 2 mesi per 2 o 3 pomeriggi a settimana, a volte 3, non era quasi mai stata vista da nessuno e quasi nessuno sapeva che funzioni svolgesse. E questo è un elemento che forse quasi lo veniamo a sapere al processo, avvocato, perché sì, lo veniamo a sapere al processo perché gli interrogatori erano molto molto blandi, come da verbale e dagli atti risulta. Ora, professore, il primo a essere attenzionato e arrestato fu il portiere dello stabile, Pietrino Vanacore. Pietrino Vanacore era appunto il portiere che troviamo quella sera, che gli inquirenti trovano quella sera e che aveva un buco nel pomeriggio di circa un'ora. Un buco significa che non aveva alibi, quindi nessuno, neanche lui stesso, sapeva dire dov'era. Stava svolgendo delle mansioni di assistenza ad un anziano al quinto piano, l'architetto Vallo. Come mai, professore, entra in gioco il portiere? Questo è il punto essenziale. Purtroppo non è vero solo per la polizia di Via Poma, ma è vero per la polizia in tutti i fatti che leggete e sentite al telegiornale ogni sera. Cioè, chiaramente, quando avviene un delitto, i poliziotti che arrivano sul luogo del delitto e a prendere visione della vittima, eccetera, non possono sfuggire alle loro impressioni. E sono le prime impressioni quelle che determinano una mentalità, un modo di pensare, di essere. E che cosa volete che abbiano pensato questi poliziotti che hanno scoperto il cadavere di Simonetta? La prima cosa che hanno scoperto è che era un cadavere pieno di coltellate, 29 coltellate, mica una,
e che però non c'era sangue, molto sangue, a parte quello che si accumulava proprio sul dove era inevitabile che si era. E allora hanno pensato che l'assassino o qualcuno, probabilmente l'assassino, perché solo l'assassino pensava, avesse pulito. Quindi sono andati a cercare, c'era la perquisizione che hanno fatto nell'appartamento, serviva per cercare come fosse stato pulito questo sangue. E in un sgabuzzino trovano appunto un secchio con delle pezze che erano state ben sistemate sopra questo secchio, e quindi hanno pensato che l'assassino avesse svolto un lavoro professionale, cioè non era una persona qualunque che avesse ripulito un po' di sangue, ma era qualcuno che ci sapeva fare e che non solo aveva ripulito il sangue, ma poi aveva sciacquato il panno e l'aveva ripiegato in maniera diligente sopra il secchio. Quindi hanno cominciato a pensare che, per esempio, il portiere era uno che sapeva fare questo lavoro e quindi poteva essere fortemente indiziato per questo lavoro. Quando poi hanno trovato delle macchie di sangue sull'ascensore e in alcuni posti dove il portiere aveva poteva usare, allora non hanno avuto più dubbi e quindi hanno cominciato a pensare che sicuramente il portiere ci avesse a che fare con la cosa. In più c'aveva questo buco nell'alibi, e allora hanno cercato in tutti i modi di farlo confessare, non ci sono riusciti, ma alla fine, quando in una perquisizione di casa hanno trovato del sangue sui suoi pantaloni, hanno pensato che fosse il sangue di Simonetta Ciceroni, e invece, per fortuna del portiere, era il suo sangue per delle emorroidi che aveva, e quindi lo hanno arrestato e poi sono stati costretti a liberarlo, anche perché lui, anche per tutto il periodo in cui è stato arrestato, non ha fatto il nome di nessuno, tranne di un poveraccio che per sua fortuna si trovava in Turchia, non mi ricordo dove, comunque fuori dall'Italia, e che era stato accusato di essere sceso quella sera con un fagotto sotto il braccio, sia dal portiere che dalla moglie. Anche se, la interrompo professore, scusi, danno anche un altro nome oltre a quello dell'architetto Sforza, che è quello che lei sta indicando. Danno due nomi, uno è questo, un altro che entrerà poi marginalmente nelle indagini. Ma che avevano degli alibi ottimi, quindi non potevano essere. E allora la polizia è rimasta sempre con l'idea che il portiere avesse compiuto il delitto, o comunque, se non l'avesse compiuto, sicuramente avesse partecipato a compierlo, cioè avesse partecipato a ripulire. E perché era ovvio? Perché si cercava di allontanare quel corpo da quel luogo. Quindi la prima fase consisteva nel ripulire, ma la seconda fase sicuramente avrebbe consistita nel prelevare il corpo della povera Simonetta e gettarlo da qualche parte fuori comunque da quell'ufficio. E questo era un dato estremamente significativo, su cui però non si è fatto niente, perché subito dopo il fallimento di questa
ipotesi, la polizia ha pensato bene di farne una delle sue e quindi ha preso un delinquente che lei usava per farsi raccontare delle cose e l'ha usato come se fosse questo capace di fare il pentito e di raccontare appunto che di questa cosa era stato responsabile il nipote, il figlio dell'architetto Valle. Perché questo ragazzo era un ragazzo anoressico che aveva dei problemi mentali e quando la polizia è ridotta al lumicino comincia a pensare che forse i pazzi possono fare qualche cosa che non va. E allora hanno preso questo poveraccio che non c'entrava niente, anche perché gli anoressici, questo sia chiaro, non ammazzano mai nessuno. Non credo che ci siano morti ammazzati da anoressici, anche perché gli anoressici non hanno fame, non se li mangiano, ma poveracci, non hanno la forza spesso di pensare, neanche pensare ad una definizione così drammatica di un loro rapporto. Allora, questo poveraccio venne accusato perché aveva una specie di cicatrice sul braccio, che invece non era manco una cicatrice, ma gli hanno fatto un processo, grazie al quale alla fine è stato assolto, perché proprio non c'era materia di cui discutere. E quindi la polizia ha dovuto in qualche modo arrendersi all'evidenza di non aver trovato nulla. Ma non i carabinieri, i quali non vedevano l'ora che la polizia smettesse di fare le proprie indagini per poterla fare loro. E cosa hanno fatto i carabinieri? Hanno cercato di prendere il povero portiere, che nel frattempo si era messo in pensione, se n'era andato nel suo paese, in Puglia, un paese sperduto del Salento, e hanno cominciato a frequentarlo, non gli lasciavano mai una sera libera, e il portiere era in qualche modo ossessionato da questa angoscia e non ne voleva più sentire parlare, ma invece naturalmente cercavano di prenderlo col buono, cercavano di farsi lasciare qualche confidenza. E poi ecco avanti la nostra ricostruzione. Ecco, dopo tanti anni, avvocato, entra in scena l'ex fidanzato. No, volevo fare due precisazioni, sì. Prima. No? Il portiere in realtà ha due buchi. Uno intorno alle 5:30, 5:30, 6:00, e la sera, perché lui la sera esce di casa alle 10:15, dopo aver cenato con la moglie e con il figlio e la nuora, esce di casa per andare a dormire dall'architetto Lanni. Questo architetto Valle, che era il nonno del ragazzo, abitava al quinto piano, l'ultimo piano della palazzina B, dove è successo l'omicidio, ed era un ultra novantenne e solo. E allora i familiari mandavano dalla cosa a dormire la sera da lui se avesse bisogno di qualcuno. L'architetto Valle dichiara che Baracore è arrivato da lui qualche minuto prima che succedesse il pandemonio, l'arrivo della polizia e così via dicendo. Per cui c'è un buco che va dalle 10:15 fino alle 11:15, 11:20, ora in cui arriva Rompoli con la Paola Cesaroni e con fidanzate, così dicendo. In realtà sono due buchi. E sul secondo buco è molto probabile che ci siano state le telefonate fatte all'avvocato Caracciolo su a Tararo. Perché manca a farla apposta, con la fretta, sentendo arrivare della gente, questo è dovuto scappare, e con la fretta è rimasta un'agendina grossa così, piccoletta, cioè una rubrica, non un'agenda, una rubrichetta telefonica, è rimasta erroneamente, chiaramente con i pasticci che ha fatto la polizia e diceva prima Bruno, con tutti questi pasticci, questa agendina è stata sequestrata e è stata messa tra le cose di sicurezza.
quando restituiscono alla famiglia gli effetti di sicurezza, cioè l'ombrellino, la borsetta, le chiavi di casa, eccetera, eccetera, questi qui trovano dentro la giardina, aprono e cioè i numeri riferibili chiaramente a Maragoni. Il padre, Claudio Cesaroli, va in questura e restituisce la giardina. In questurino, senza farsi nessuna domanda, ma proprio nessuna, chiama Maragoni e gli danno la giardina. Va bene? Questo per dire, giusto una precisazione. Come si può fare? Prima di arrivare a Busco, una cosa per dare un po' significato al tutto, una domanda al professor Zuno. Professore, perché è importante per i ragazzi studiare un caso di 30 anni fa, come quello del delitto di Via Poma? Perché in questo caso di 30 anni fa, che è assolutamente uguale a quello che succede oggi, voi potete scoprire tutte le difficoltà legate ad un uso della polizia, ad un uso della magistratura, e ad un uso dei giornalisti spesso, che è completamente sballato, perché è solo, nasce solo dai pensieri che ci assalgono di fronte a un fatto di questo tipo. Praticamente, se noi prendessimo una portiera di un palazzo qualunque, questa si comporterebbe allo stesso modo, perché pure lei naturalmente potrebbe scoprire chi è stato l'assassino, però non ha gli strumenti, perché non studiano la criminologia, cioè non sanno che cos'è la criminologia, e questo in particolare in Italia, perché mentre in tutti gli altri paesi abbiamo lauree, corsi di studio, associazioni scientifiche e lì da Dio, qui non abbiamo niente. Quindi un poveraccio che si vuole occupare di criminologia legge i giornali, legge la cronaca nera e pensa che con la cronaca nera può sapere come vanno le cose. Quindi che cosa succede? Succede che per esempio oggi c'è il fatto che si può, si ha grande fiducia nel DNA, no? Quindi hanno cominciato a pensare che, scusate, intanto smetto solo per un minuto. Allora, il DNA è fondamentale, cioè questi pensano che se tu trovi il DNA trovi l'assassino. Allora che cosa hanno fatto? Di fronte al ritrovamento piuttosto fortuito di alcuni abiti di Simonetta, hanno pensato bene di sottoporli ad una ricerca del DNA, e naturalmente l'hanno fatto, e facendo in questo modo hanno trovato un DNA che secondo loro, non si sa per quale motivo, comunque questo DNA apparteneva a Busco, il quale Busco era il fidanzato di Simonetta Cesarone in quel momento, anche se la parola fidanzato era un pochino da cazzo, diciamo. Ed era ovvio, naturale, cioè nessuno pazzo può pensare che quel DNA potesse avere a che fare con il delitto, visto che erano fidanzati e visto che c'erano non una ma mille motivi perché il DNA di Busco si trovasse su quel pacchetto. E invece questo, che appunto in qualunque paese avrebbe fatto orrore a una forza dell'ordine, qua li ha trovati piacevolmente schierati su questa cosa.
e hanno cominciato a pensare, senza nessun motivo, che Busco potesse essere l'assassino. E qui cedo la parola all'avvocato Rodia che ha seguito. Ecco, come entra Busco? Scusate, vorrei fare, torniamo, perché visto che il professore si, diciamo così, si mette nel mio campo, io vorrei entrare un attimino nel suo. Quando lui ha parlato del DNA, ha parlato dell'inefficienza della polizia, eccetera, eccetera, io vorrei sottolineare un aspetto. L'omicidio del 1990. Nel 1989 è entrato in funzione il codice di procedura penale, quello che dava il potere di dirigere le indagini al pubblico ministero. Praticamente il codice ha esautorato la polizia. Polizia e carabinieri, che prima erano padroni del territorio, prima avevano i confidenti, prima pagavano le spie, eccetera, eccetera, con i fondi riservati, hanno perso totalmente questo potere. La direzione delle indagini spetta al pubblico ministero, il quale dice fai così e fai cos'ha. E se qualcuno si azzarda a non fare così, ma fa un pochino più di così o un pochino meno di così, prende l'idea di Dio di rampogne da parte del pubblico ministero. E perciò c'era un conflitto ai vertici, secondo me c'era un conflitto ai vertici degli indagatori, diciamo. Questo secondo me è quello che ha creato la discrasia, perché con un pochino di intelligenza, come diceva giustamente bene il professore, forse le indagini sarebbero state indirizzate in maniera diversa, in maniera forse più concreta e più fitta. Adesso scusi l'intrusione, ma torniamo a Busco. Come entra Busco in queste indagini? Entra perché a un certo punto il povero Claudio Cesaroni, il padre di Simonetta, stava un giorno sì e l'altro pure in procura a sollecitare le aperture delle indagini, a sollecitare che facessero qualche cosa per individuare questo colpevole, che secondo lui stava bello che scritto a caratteri cubitali negli atti del processo. Ebbene, praticamente un giorno si ricordano che erano stati sbarriti gli indumenti, quei pochi indumenti che Simonetta aveva addosso il giorno dell'omicidio, che sarebbero calzini, reggiseno e corpetto. Canella Prada, il medico legale, dice no, sono stati spariti, sono qui a medicina legale. Si prendono questi nel 2007, nel 2004, perché nel 2004 succede questo. Nel 2004 c'erano tecniche diverse rispetto al 90 per arrivare a stabilire il DNA. Questi vengono esaminati, poi se vogliamo possiamo parlare di come sono stati esaminati, perché anche lì c'è tutta la telenovela da... Sono esaminati questi indumenti e indubbiamente ci sono tre tracce di DNA appartenenti a Busco. Sicuramente appartenenti a Busco, perché anche la difesa ha contestato l'appartenenza. Era evidente, era pacifico fosse di Busco. Di conseguenza Busco entra nel menino. È quello che io chiamo l'innamoramento della tesi. Perché a questo punto, cioè, prima hanno pensato bene che Busco fosse un'ipotesi residuale, cioè abbiamo provato qua, perché hanno fatto indagini dappertutto, addirittura hanno indagato quello che chiamo il fiorista, un ragazzo che era il nipote di Fanfani, il figlio della figlia di Fanfani, del notaio, e questo qui andava al cimitero di Genzano e portava i fiori sulla tomba di Simonetta. Cioè, perché porti i fiori? Questo è un ragazzo che si interessava, mezzo strano anche lui, si interessava di teatro, voleva fare una pièce teatrale sulla vicenda e andava ad ispirarsi sulla tomba di Simonetta. Posso inserire un attimo? Però l'indagine su i colleghi dell'ufficio di Simonetta, no, per esempio, né all'inizio né dopo, ogni PM che prendeva in mano questa indagine andava a rinterrogare vari avvocato Caraccio, Sibilia, Uomo e Donna e tutti i componenti. Mai è stato fatto un confronto, mai sono state chiarite determinate posizioni, mai è stato contestato e gli sono state fatte determinate domande a determinati personaggi. E questo lo dico in virtù di tutti gli atti che abbiamo visto, certo, sì, insieme. Questa è una apro e chiudo parentesi. Tornando, e questo è un lavoro che abbiamo fatto. Tornando un attimino all'argomento precedente, io parlo dell'ipotesi residuale perché hanno fatto indagini in tutte le direzioni. Hanno indagato perlomeno 30 piste diverse.
e non ha trovato niente. E allora la logica di conclusione qual è? Non è stato Tizio, non è stato Caio, non è stato Meglio, non è stato Filano, non può essere che Busco, perché l'unica traccia di DNA che abbiamo è la sua. Prendiamo a parlare del DNA. Naturalmente si sa che ogni fidanzato ammazza la fidanzata. No, ma indipendentemente dal fatto di essere fidanzato, c'è un discorso fondamentale. Perché il discorso è questo: lo stesso Riss che trova il DNA di Busco fa delle sperimentazioni con degli indumenti della stessa natura, dello stesso tessuto di quelli di Simone. E arriva ad una conclusione che un rapido lavaggio a mano con detersivo leggero, come voi signore siete abituati a lavare i vostri indumenti intimi, un rapido lavaggio non cancella il DNA. Di conseguenza questo diciamo, deposito di DNA potrebbe essere stato fatto la settimana precedente, due settimane prima. Questo è il discorso. Però questo non viene assolutamente preso in considerazione dagli inquirenti. Perché è un elemento che viene dall'esterno, non era il DNA di Busco ritrovato sulla scrivania. E di conseguenza torniamo al discorso dell'innamoramento della tesi. Io mi creo un pregiudizio, un preconcetto, chiamatelo come vi pare, no? E sono convinto che questa sia la pista giusta e inverto l'ordine logico di quello che dovrebbe essere l'ipotesi investigativa. Io prima guardo gli indizi, seguo un po' di retraggio, sento parlare, eccetera, eccetera, ammucchio tutto insieme e tutta questa serie di indizi, pseudo prove o quasi prove, mi indirizzano verso una persona o verso una situazione. Prima si fa il contrario, prima si trova la persona e poi gli si cuce l'abito intorno, perché questo è successo. Ma questo è quello che succede tutti i giorni. E questo è emblematico, ecco, perché il caso Cesaroni va studiato per questo. Visto che voi siete studiosi di questo tipo di materia, di questa materia, è chiarissimo vedere come ci si comporta oggi. Con questo traccio di DNA talmente labile, talmente contraddittoria, si arriva ad una incolpazione, perché non c'è altro. E siccome l'incolpazione è labile, perché oltretutto parliamo di tracce di DNA attribuibile, sicuramente attribuita a Busco, però non sappiamo la natura, non sappiamo se si tratta di sudore, di saliva, di lacrime, di sebo o quant'altro possa produrre di umido il corpo umano, non si sa cosa sia. Perché l'unica cosa possibile era l'indagine della Milasi che ci dà la traccia della saliva, ma la Milasi dura poco, di conseguenza si trova il DNA ma non si può sapere se quello è saliva. Bene, può essere saliva ma può essere qualsiasi altra cosa. Il test della Milasi era l'unico che poteva essere fatto. Detto questo, cosa succede? Il Busco è il colpevole. A questo punto si va a cercare. La traccia di sangue sta sulla porta. Andiamo ad esaminare questa traccia di sangue. Tenete presente che la traccia di sangue trovata sulla porta è una traccia mista. La maggior parte del sangue apparteneva a Simonetta, di gruppo 0 di Qualfa 4.4, mi sembra di ricordare qualcosa. Sì, ma c'è una componente, un fenotipo. Poi c'era una componente di gruppo A maschile. Una componente di sangue fresco. Non di sangue essiccato, magari lasciato da un dipendente un mese prima, di sangue fresco di gruppo A, sicuramente maschile. Che Busco non aveva il gruppo A? È materiale fresco. Infatti la domanda che ho posto una volta al pubblico ministero, ma che Busco va a compagno amoroso portandosi l'amico? Bene, allora gli autori mi consentiranno in qualità di ospite, di padrone di casa, di fare qualche domanda e poi lasceremo, credo, al pubblico, perché poi tutti leggerete questo bellissimo libro. Io mi metto nella condizione di poter anche farmi vedere. Allora io vorrei sapere, visto che qua l'invito prevedeva una discussione con Paolo De Nardis, che si scusa ma per un problema di salute purtroppo non è qui. Allora io vorrei conoscere dagli autori qual è stata la motivazione per la quale voi avete avuto l'idea di scrivere questo testo. Io ovviamente l'ho compresa, ma vorrei che voi lo diciate ai nostri ospiti. Allora, sentiamo prima il professor Bruno in ordine, poi l'avvocato Loria e poi Paolo Cochi. Ma rapidamente, con tempi televisivi, mi raccomando. L'ideazione nasce proprio dal momento in cui è avvenuto il delitto, in cui in qualche modo io
sono stato trascinato nei primi giorni per valutare un pochino. La valutazione era molto semplice, molto naturalmente indirizzata da quella che era la teoria della polizia, che mi pareva anche giusta sul fatto che il Vanacore possa aver pulito quelle tracce e probabilmente avere anche il compito di allontanare il cadavere. Perché ho scritto il libro? Perché dopo, purtroppo, ho dovuto rendermi conto che sono stati fatti numerosi errori. Alcuni di questi li chiamo errori, ma perché? Perché sono un buono e perché per troppi anni ho servito questo Stato di cui mi pento molto. E questo Stato ha un grande difetto, e il difetto è quello di ricoprire nomi importanti. Quindi se uno è un poveraccio, benissimo, va in galera, si faccia il, come si dice, il, insomma, la Filippina Mai, il Gasto. Mentre se uno è ricco e ha un nome importante, probabilmente se lo scordano, non appaiono gli errori. Allora, io sono convinto che nella questione di Simonetta di Sorrento Via Poma ci siano stati molti errori, ma molti non siano soltanto errori, molti sono, come dire, elementi giustificati da un non voler arrivare ad una conclusione, perché la conclusione probabilmente non sarebbe stata gradita a chi dirige, ha diretto i nostri destini politici e anche purtroppo di polizia e giudiziari nel nostro paese. Quindi solo per lo scopo di fare capire a voi che vi state dedicando allo studio della criminologia, di farvi capire che il problema vero non è quello di trovare l'assassino, perché l'assassino prima o poi è capace che si trova da solo, può darsi pure che si confessi lui stesso. Il problema vero è di agire secondo scienza, coscienza e capacità di utilizzare la criminologia. Capacità, come riferivo prima, che si ottiene attraverso lo studio di un mondo complesso che è quello della criminologia, dove c'entra dentro di tutto, dalla conoscenza degli spiriti e delle motivazioni umane, e quindi la psicologia, la psichiatria, la sociologia, i fatti che avvengono. Per esempio, voi pensate semplicemente ad una cosa: l'uomo è una bestia che è stata fatta da Dio secondo la nostra religione. Allora, se l'ha fatta Dio, dovrebbe mantenere in sé qualcosa di divino, ma se ne scorda facilmente, perché una delle cose più belle, diciamo, tra virgolette, che l'uomo fa sono le guerre. Le guerre sono la distruzione degli altri senza nessun motivo, addirittura per il motivo di Dio stesso. Quindi immaginate se gli orsi si combattessero fra loro per motivi di guerra. Grazie a Dio non succede, ma noi lo facciamo. Quindi noi siamo soggetti che dobbiamo renderci conto di essere dei falsi, dei mostri, incapaci di tutto, e quindi fra le altre cose anche capaci di uccidere senza nessun motivo, di uccidere tutti, uomini, donne, bambini, femminicidi, quello che volete.
l'uomo è capace solo di fare questo, bene, e quando lo fa non vuole neanche essere scoperto. Quindi fare la criminologia non è qualcosa da poco, è una cosa importante che ci porta addirittura fuori dalla stessa religione, perché siamo costretti a prendere delle decisioni che vanno in senso contrario. Ma questo lo possiamo fare solo se abbiamo un animo tranquillo. Per avere l'animo tranquillo dobbiamo aver studiato. Non basta, come ripeto, fare una settimana con la persona e andare in televisione a dire di essere criminologi. Non basta. Bisogna studiare. E per questo quindi che vi incito a leggere questo libro, perché se siete bravi, anche se non abbiamo, io non l'ho potuto fare in particolare perché se no ci arrestavano, ma il nome dell'assassino lo potete individuare facilmente. Quindi, professore, sbaglio quando penso ad un collegamento ideale con il caso Montesi? No, non c'è, non sbagli, anzi, siamo sempre là. Il caso Montesi è stato il primo di questo dopoguerra, ma aveva in fondo lo stesso senso. Bene, grazie professore. L'avvocato Loria, grande penalista, io lo stimo moltissimo perché veramente ha affrontato un processo di una delicatezza infinita, ci ha messo tutta l'esperienza ma soprattutto tutta la passione che può metterci un penalista. E avvocato Loria, è il successo della sua difesa, attenta, meticolosa, ha portato ad evitare un gravissimo errore giudiziario, errore che sarà compiuto in primo grado. Raniero Busco era stato condannato a 26 anni, sappiamo che purtroppo questa condanna ha avuto anche delle conseguenze sulla salute di Raniero Busco gravissime, perché un innocente quando subisce una condanna ingiusta, ahimè, potrebbe ammalarsi, come è successo al cittadino, al nostro cittadino Raniero Busco. Avvocato Loria, che cosa l'ha spinta, dopo aver ottenuto una sentenza definitiva che ha convinto tutti della assoluta estraneità del suo assistito Raniero Busco all'omicidio di Simonetta Cesaroni, a scrivere un libro insieme ad un criminologo molto conosciuto, ma non solo, ma anche molto temuto, anche molto fastidioso perché non allineato politicamente, e insieme a un giornalista come Paolo Cochi, anche lui insomma non proprio tenuto in grande considerazione come allineato. Discorso semplice, Natale. Diciamo, a parte il piacere di scrivere con due personaggi come quelli che mi stanno accanto, perché sicuramente mettere la firma vicino a quella di Bruno e a quella di Cochi è un onore, non può essere certamente una cosa da prendere sotto gamba e da trascurare. Ma detto questo, c'è una motivazione diversa di un po' quella che diceva Natale Cusano poco fa. Io ho vissuto il calvario di Raniero Busco. Raniero Busco si sarebbe suicidato se non avesse avuto quella moglie che è quella tigre che si è dimostrata di essere. Si sarebbe suicidato perché è un soggetto molto riservato, un soggetto che raramente si espone. I motivi di litigio con Simonetta erano questi, perché lui era un tipo molto riservato, Simonetta invece era esuberante. Allora, un soggetto così si trova sbattuto in prima pagina, come si diceva una volta, su tutti i telegiornali, su tutti i talk show, su tutte le trasmissioni scientifiche, pseudoscientifiche, tipo Quarto Grado e così dicendo, che sono la spazzatura della televisione italiana, e questo devo dirlo sinceramente, sono la spazzatura della televisione italiana, si è trovato nell'occhio del ciclone e ha sofferto in una maniera incredibile. Io posso capire che, diciamo, per arrivare alla giustizia qualcuno deve pur soffrire. Non è detto che tutto debba essere fatto così, come liscio, come l'olio, qualcuno deve pure soffrire. Ma sapere che questo qui era perseguitato assolutamente ingiustamente e non c'era bisogno di avere una grande testa, una grande mente investigativa per capire che Busco non c'entrava assolutamente niente. Allora il libro è stato scritto perché? Per sbugiardare un determinato tipo di indagine.
Voi raccontate di aver fatto, in realtà non avete fatto assolutamente niente, in realtà avete avuto un pregiudizio, avete avuto un preconcetto, avete perseguitato un innocente. Sappiatelo voi, estranei, tutte le volte che vedete qualcuno perseguitato dalla giustizia o comunque qualche caso tipo la Verdi, tipo quello di Mappello, così era. Vedere questa gente che è sbattuta, su tutti i telegiornali, eccetera, eccetera, molte volte, o la maggior parte delle volte, non c'entra assolutamente niente, è innocente. E viene riconosciuto innocente purtroppo soltanto al secondo grado o in Cassazione. Sì, va bene. E allora era giusto fare un libro di questo genere, per far capire alla gente come ragiona determinata polizia, come ragiona determinata magistratura. Questa è la motivazione. Grazie Avvocato Loria, e Paolo. Hai fatto veramente onore a quella che è la nostra missione, il nostro dovere di difensori, che anche quando finiscono di assistere un proprio difeso continuano a credere che forse, oltre che la libertà, gli va restituito anche l'onore. Io non scorderò mai quel malessere di René Robusco alla lettura della sentenza di primo grado, non lo scorderò mai, perché è stato anche il mio malessere di cittadino. Vedi, la nostra toga è come la tonaca per il prete, no? Cioè tu sei prete, sei sempre prete, anche se vai in pensione, così noi siamo avvocati, lasciamo con una mentalità e continuiamo a essere avvocati anche dopo la pensione. Grazie Paolo. Paolo Cochi, perché questo libro? Naturalmente mi associo. Perché con questi coautori? Perché io sono sicuro che è stata colpa tua. Sì, sicuramente. Allora, diccelo. Naturalmente mi associo ai concetti già espressi dai miei coautori e aggiungo che dal punto di vista mio, che è quello documentaristico, che è quello giornalistico, sentivo e sento la necessità di documentare una vicenda per quella che è, cioè il ragionamento che si faceva prima sui casi mediatici, sui casi televisivi, raccontare un fatto per quello che è, per quello che gli atti di indagine e processuali ci raccontano, evitando di cadere nel sensazionalismo, in questi salotti mediatici che spesso vediamo la sera in televisione, purtroppo. Raccontarlo in maniera seria, rigorosa, scientifica ed incisiva, con le carte alla mano. Bene, grazie Paolo, questo è giornalismo vero, non è giornalismo d'accatto. Io adesso voglio fare un'ulteriore provocazione, invitando poi anche i nostri ospiti a fare qualche domanda agli autori, perché oltre al vostro pregevole libro, dopo dobbiamo ospitare anche lo spazio per il piacere della morte, che è un altro testo scritto dal professor Bruno con Chiara Biagini e Laila Ohanian. Dovremo lasciare anche un po' di spazio a loro, però ovviamente questo primo libro è maggiormente accattivante, nel secondo certamente, se no non ci siamo imbattuti in casi veri, perché la questione riguardava persone di nostra conoscenza, perché comunque avevamo avuto a che fare in ogni caso o con qualcuno che era legato all'autrice o con qualcuno che era legato alle vittime dei casi di serial killer al femminile, cosa molto più, diciamo, peregrina. Sicuramente invece la vicenda di Simonetta Cesaroni è una vicenda che ha interessato tutti, l'interesse è sempre stato elevatissimo sin dal momento in cui, ahimè, questa vicenda si è verificata nella cronaca. Allora, io credo che all'interno del testo, se lo si legge, qualche indicazione c'è. Voi pensate che, e qui chiedo ancora una volta agli autori una risposta singola, voi pensate che alla luce anche di questo vostro contributo ci possa essere spazio per una attività da parte della magistratura inquirente? Professor Bruno. Se la magistratura inquirente volesse fare, potrebbe fare. Non è detto che ciò che potrebbe fare si possa tradurre in un successo. Anzi, secondo me è difficile, perché io ho sempre sostenuto che il nome dell'assassino
si trovava nelle carte processuali e si trovava ben scritto. Purtroppo è probabile che adesso non ci sia più, anche perché gli anni passano, passano per me, figuriamoci per questi assassini che ogni tanto muoiono. Grazie a Dio. Grazie a Dio anche perché voi non sapete, perché io ho detto prima, non solo magistrati e poliziotti, ma anche giornalisti, sono responsabili di gravi fatti. Normalmente se io da medico visito uno che c'è il diabete e faccio finta che non è vero e lo invito in pasticceria a mangiare dolci, sono un assassino. Però non si dice lo stesso di un giornalista o di molti giornalisti, i quali dicono che Vanagore si è suicidato in un modo in cui non è possibile, cioè non c'è possibilità alcuna che uno si possa suicidare così come è stato fatto con Vanagore, per il semplice fatto che Vanagore non poteva scomparire, quindi dovevano legarlo e tenerlo in quel posto perché fosse scoperto. E infatti così è successo. Ma chi ha fatto fuori Vanagore? Chi? Evidentemente quello che aveva fatto con lui il patto scellerato e che poi sapeva che Vanagore il giorno dopo sarebbe venuto a Roma per testimoniare il processo e che le sue condizioni mentali e psicologiche in quel momento erano tali che forse si sarebbe fatto spaventare e avrebbe detto qualcosa che sarebbe costata cara all'assassino. Quindi l'assassino, visto che c'era, ha dato un carico a qualcuno della Sacra Corona Unita, in quelle zone piuttosto presente e attiva, di fare fuori il povero Vanagore. Quindi anche questo è un fatto che dovrebbe rimordere la coscienza di chi lo fa, però invece non succede. Io ho la certezza, che naturalmente non posso usare come prova, ma ce l'ho, che questo è stato suicidato. Si sono inventati che se avesse preso dei farmaci che l'avrebbero chissà come rincoglionito. Non è vero, non aveva preso nessun farmaco, era assolutamente composto su lui. Ed è annegato in 30 cm d'acqua. Io proverei ciascuno di voi a tentare di mettersi con la testa sotto 30 cm d'acqua per vedere che cosa succede. Detto questo, beh, non mi ricordo la domanda che mi hai fatto. La domanda era se ritiene che ci possa essere questo, uno sviluppo di fronte ulteriore magistratura che chiude gli occhi di fronte ad una cosa così eclatante del genere, che cosa volete che posso sperare? Assolutamente niente, perché i nomi che ci sono non sono nomi altisonanti. I nomi altisonanti, come ho detto, non sono solo un caso, ma possono essere una scelta. E se sono una scelta, questa scelta può rimanere tale per molti anni. Io mi è capitato altre volte in casi di grande importanza che ci siano stati dei magistrati che hanno voluto in qualche modo cercare di chiarire le cose anche dopo i primi processi e anche dopo le assoluzioni di questi processi. E però non ci sono riusciti, sempre perché i nomi erano troppo alti e i loro strumenti non venivano utilizzati. In un caso
bisognava riesumare un corpo e si sono ben guardati al farlo. Beh, in altri casi però lei ne è assolutamente consapevole, questo corpo anche dopo 30 anni è stato ben resumato, alludo ovviamente al noto caso dei delitti del mostro di Firenze, dove lei ha rischiato veramente di finire tra le grinfie della magistratura fiorentina, ma soprattutto di quella perugina. Il corpo che è stato riesumato era quello del professor Nartucci, sono state scomodate massonerie, sono stati scomodati i servizi segreti, quindi quando si vuole, ovviamente se c'è qualcuno che è molto interessato a creare un po' di putiferio, questa cosa si fa, ma non voglio richiamare la sua attenzione su queste cose perché ci intratterrebbe qui fino a domani mattina. Grazie. Avvocato Loria, caro Paolo, le provocazioni e suggestioni del professor Bruno, ovviamente ad un avvocato penalista di rango, le lascerebbero subito dire che Pietrino Vanacore, in qualità di imputato di reato connesso, avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, quindi qualunque preoccupazione in capo a questi eventuali persone interessate al suo silenzio poteva vacillare. Certo è che forse l'ipotesi del professor Bruno con qualche fondamento ce l'ha, perché erano trapelate notizie in merito al fatto che Pietrino Vanacore sarebbe venuto a Roma e avrebbe risposto alle domande del pubblico ministero. Questo ce l'ha detto il Garettondo Antonio De Vita, che purtroppo il compianto collega che difendeva o ha difeso sempre storicamente Vanacore e la famiglia. Lui ha giurato che sarebbe venuto a Roma e avrebbe deposto al processo. Poi cosa avrebbe detto, questo Dio solo lo sa, non possiamo saperlo noi, perché tutto sommato ci sono tesi piuttosto contrastanti. Ma tornando alla domanda precedente, alla domanda principale che tu hai fatto, ma secondo me ci sono due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo, che impediscono comunque che le indagini vengano riprese. L'elemento soggettivo è delle persone dei pubblici ministeri. Ci sono stati ben 5 pubblici ministeri che si sono interessati della vicenda e hanno tutti clamorosamente fallito. Il primo è stato Catalani, il secondo neanche mi ricordo più il nome, il terzo sotto il Pino Nembioso, poi è stato Calandone e poi la Ilaria Caron. Tutti hanno clamorosamente fallito. E non credo che ci sia qualcuno che di propria iniziativa si butti in un fallimento. Questo è l'elemento soggettivo. Poi c'è l'elemento oggettivo che bisogna tenere in considerazione. Sono passati 29 mesi, una marea di protagonisti sono morti, non ci sono più. Quelli che rimangono per la maggior parte sono vecchi, ormai vecchi e completamente rimbambiti o quasi rimbambiti. Tutti gli elementi, diciamo, di carattere scientifico, per esempio il sangue sulla porta, il tassello sulla porta e così dicendo, sono tutti stati totalmente esauriti, per cui non ci sarebbe neanche più materiale per incominciare a fare indagini, a meno di non riferirsi a quello precedentemente acquisito. Detto questo sono gli elementi oggettivi e soggettivi che secondo me precludono una ripresa delle indagini. Una cosa sola c'è, una speranza, che qualcuno in punto di morte si apra la coscienza, voglia andare in paradiso e dica cosa sa o cosa ha fatto per lo. Questo secondo me è l'unico possibile caso in cui si apre gli avvocati. Grazie Paolo. Sì. Paolo Pochi? Io sarò molto più breve ed ottimista rispetto ai colleghi. E nel corpetto di Simonetta Ceseroni vennero proprio nell'analisi nella quale tiravano fuori il DNA di Busco, vennero rilevati 3 DNA maschili completi. Questi DNA maschili completi non si sa di chi sono e non sono stati evidentemente confrontati. Questa è l'unica labile speranza che da un punto di vista scientifico voglio continuare a sperare che qualche magistrato possa tenere in considerazione, ma ahimè alla base mancano gli indagati. Prima di dare spazio al secondo dei libri, chiedo ai partecipanti a questa presentazione se vogliono porre delle domande ai nostri autori. C'è qualcuno che vuole porre le domande? Prego. Allora, anzitutto io non sono una degli studenti
cioè sono una vecchia signora che diciamo era giovane ai tempi di questo omicidio, che mi ha lasciato una forte impressione. Ho seguito proprio passo passo ogni volta che c'erano notizie nuove. Io avrei alcune domande, però sono domande proprio spicciole, diciamo così, che mi sono fatta leggendo il libro e anche guardando tutto quello che era possibile guardare su internet, su YouTube, su tutto quello che c'è di notizie su questo. Mi chiedevo, a proposito di Vanna Core, che avete nominato e che è stato, ahimè, e ai lui, diciamo, protagonista di tutto questo, mi sono sempre chiesta, Vanna Core non era solo al mondo, aveva una moglie, aveva un figlio presente, fra l'altro, in quei giorni dell'accaduto. È possibile che lui non abbia confidato nulla alla sua famiglia di quello che era successo, che pure la famiglia fosse legata da questo patto di silenzio? Questa è la prima domanda. Poi la seconda è questa di Simonetta, che non ha lasciato neanche un numero di telefono alla famiglia dove poteva essere raggiunta. Io avevo più o meno l'età di Simonetta, dove a quel tempo i telefonini non c'erano ovviamente, però ai miei genitori, quando andavo dalle amiche a studiare, qualunque altra cosa, lasciavo sempre un numero di telefono dove ero raggiungibile. Lei ci è andata per più di un mese e non ha mai detto, se succede qualcosa mi potete raggiungere qui, ma potete telefonarmi qui. E la terza domanda, ho notato dalla foto che c'è qua sul libro, che Simonetta aveva un orologio al braccio. Siccome lei è cascata per terra perché è stata colpita molto violentemente, immagino che l'orologio si sia fermato in quel momento. Nessuno ha guardato l'orario di quell'orologio per sapere, per collocare in qualche maniera l'evento e quindi anche la morte? Scusi, posso rispondere io? L'orologio funzionava. Non si è rotto? No, era funzionante. Questo è, diciamo, partendo dall'ultima domanda. E Paracore non aveva ottimi rapporti con i figli da diverso tempo, per cui che abbia parlato col figlio con la moglie è escluso. Sicuramente ha parlato con la moglie, sicuramente ha parlato con la moglie, perché la moglie in qualche modo è stata coinvolta in questa vicenda insieme a lui, perché ricordiamoci che Paracore è stato spiato, è stato seguito, è stato pedinato, aveva le cimici a casa. Questo succedeva fino al 2012, fino al 2010, quando si è diciamo, suicidato. Quindi 12 anni di distanza dall'evento. Non è stato mai trascurato, e di conseguenza con la moglie c'era comunque una complicità. Questo è poco possibile. Io invece posso testimoniare, perché ho intervistato Mario Vanna Core poco prima di scrivere il libro, il quale neanche lui credeva alla morte per suicidio del padre. Non ho spinto più di tanto, però insomma si capiva benissimo che non era. E invece la seconda cos'era? Avevo detto perché Simonetta non aveva lasciato un numero di telefono dove era. No, aveva lasciato il numero a casa. Inizialmente, quando è andata per la prima volta, aveva lasciato un fogliettino con il numero di indirizzo. Tanto è vero che la sorella si ricordava che l'indirizzo era una via molto, con un nome molto corto, breve. Se lo ricordava, purtroppo questo numero è stato perso, anche perché, diciamo, il suo posto di lavoro era a via Maggi, a Casolino. Lì sarebbe andata due volte, due pomeriggi alla settimana, soltanto per tre ore e mezzo, per cui ha lasciato il numero, ma è stato perso. Solo una piccola cosa, poi ovviamente mi taccio, ovviamente. Io avevo parlato una volta con il regista, con il signor Paolo Coppi, avevo parlato perché mi ricordavo una trasmissione che è stata fatta quasi a ridosso delle vicende, credo settembre 1990, non ricordo bene quale trasmissione fosse, in cui furono fatti parlare tutti quanti. Telefono giallo? No. No, non è telefono giallo, era un'altra trasmissione, tra cui ha parlato anche il questore Improta, che il professor Bruno ha citato come signor poliziotto proprio. Mi ricordo le sue parole che mi avevano lasciato molta impressione, due cose mi ricordo che ha detto. Uno ha proprio inveito contro le persone dicendo: qui la gente mente, qui mentono tutti, ci sono molte persone che dicono bugie, disse subito chiaro e tondo. E poi espresse perplessità per il modo in cui si era arrivati a casa, cioè nell'appartamento dove poi è stata ritrovata la ragazza. Cioè lui ha detto: io ho fatto migliaia di irruzioni, arresti, perquisizioni. Prima di entrare si suona, si bussa, si chiama, si dice polizia. Le persone sono entrate tutte direttamente, cioè Volponi con la sorella di Simonetta, cioè sono andati direttamente a farsi dare le chiavi ed aprire, quasi come già presagissero che era successo la tragedia. Ecco, questo solo.
qualcuno lo presagiva. Cioè, mi sembra che Improta in quel momento avesse già capito tante quando, cose. Quando ha visto la macchia scura, soltanto una macchia scura, è tornato indietro sconvolto dicendo bastardo. Quindi qualcuno evidentemente sapeva. Aveva qualche presentimento. Tenete presente che le trappanate erano abbassate. Il barone, il fidanzato di Paolo Cesaroni, è entrato subito dopo il Volpoli, e per capire cosa c'era ha dovuto accendere il suo accendino, perché non trovava neanche l'interruttore, stranamente era dietro la porta. Ha dovuto accendere l'accendino. Quando ha acceso l'accendino e acceso la luce, finalmente ha capito cos'era quella macchia scura. Invece Volpone stranamente dice che quella sera c'era la luna, evidentemente era innamorato. O una luna, tu fammi vedere. Professore, quella dichiarazione di Improta, lei se la ricorda? Sì, io me la ricordo. Improta è molto abbattuto perché pensava che qualcuno avrebbe parlato e voleva spingere la gente a parlare in modo più forte che aveva, e però non c'è riuscito perché, ripeto, c'era stato un patto di sangue che era a rischio, cioè Vanagore non poteva parlare perché si sarebbe accusato da solo, e così eventualmente altri, che però non credo che ci siano stati, va bene? Quindi il problema è stato questo, che c'è stata una condivisione di colpe